Io sono innocente. La commissione reputa insufficiente il processo riabilitativo del detenuto 304. Pertanto, ne respinge la libertà condizionata. Ma io sono innocente! Attore e comico, quindi ci sarà anche da ridere qui ad Alcatraz. Soprattutto c'è da ridere, il nostro è uno spettacolo unico perché Psychiatric Alcatraz unisce il circo e il teatro, quindi due mestieri che in Italia hanno una lunga tradizione. Prodotti dalla famiglia Bellucci Medini, che in Italia è molto forte e lavora da anni. E quest'anno abbiamo avuto questa idea di ambientare il nostro spettacolo ad Alcatraz, perché Psychiatric da 5 anni a questa parte affronta tematiche sociali molto importanti. Prima di Alcatraz abbiamo avuto uno spettacolo sul manicomio e quest'anno invece l'abbiamo ambientato in carcere. Infatti cerchiamo di lanciare anche una sorta di denuncia nei confronti dei soprusi, delle violenze che molto spesso si hanno all'interno del carcere. Però cerchiamo di far riflettere col sorriso, per cui accanto a una parte molto drammatica e molto riflessiva cerchiamo anche di unire una parte comica. Mi manca un detenuto. Il detenuto 304, dov'è? L'unico frutto dell'amore è la patata, è la patata. Spostiamo la spazzatura. L'unico frutto dell'amore è la patata. Quanti siete? Siamo una quindicina, sedicina di artisti in pista che si muovono, interagiscono per 2 ore e passa con il pubblico, perché la particolarità del nostro spettacolo è che il pubblico entra a far parte dello show, quindi diventa protagonista di Psychiatric Alcatraz. Venite da già grandi successi in giro, ce ne saranno, a parte questa vostra presenza qui a Treviso, altri appuntamenti, li vogliamo lanciare? Sì, successivamente saremo a Bassano del Grappa, poi saremo a Modena, saremo a Mantova e via dicendo, giù per l'Italia. Insomma, ci muoviamo parecchio, siamo in giro da settembre, abbiamo avuto diversi successi in diverse piazze, per cui il pubblico ci segue con grande entusiasmo e questo ci fa piacere.